Ciao a tutti, come vedete qui, questa è la mia lavatrice, ho messo degli oli che oggi volevo provare insieme a voi. In realtà io già da 3-4 anni faccio di tanto in tanto degli impacchi a base di oli misti e devo dire che vanno alla grande. Ho una pelle e un capello che l'olio, senza poi risciacquarlo, proprio non lo tiene, non lo regge, specialmente sul viso iniziano a venirmi fuori brufoli su brufoli. Ma se c'è una cosa che i miei capelli adorano è stare con un bell'impacco di almeno un paio di ore a base appunto di oli, poi diventano belli lucidi, ma soprattutto morbidissimi, roba che neanche un miglior balsamo nel commercio riesce a farlo. Allora oggi ho pensato di fare insieme a voi un impacco. Dunque, solitamente io mescolo in parti uguali l'olio di cocco, l'olio di amla che è superbo, eccezionale, e l'olio di ricino. Avendo fatto l'altro giorno quell'ordine che avevamo aperto insieme della Golden Store, volevo fare... Questo è il mio gatto, non abbiate paura. Ciao Timozio, sto facendo un video. Avendo ricevuto l'altro giorno quel pacco dalla Golden Store con dentro altri oli, ho pensato oggi di provare a farne uno nuovo. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la ditta appunto della Golden Store, la BioGolden, perché nella scatola che mi hanno mandato mi sono accorta che anziché la glicerina vegetale mi era stata della Ayumi, mi era stata mandata per sbaglio l'olio di ricino, questo che vedete nel video. Ho contattato subito la ditta per dire che c'era stato un errore e che appunto insomma aspettavo che mi dicessero come rispedirgli indietro l'olio di ricino e come poter avere la glicerina. In realtà invece loro mi hanno dato diverse opzioni, potevano rispedirmi indietro i soldi, potevano farmi un buono da spendere nuovamente sul loro sito, oppure mi avrebbero rispedito la glicerina, dato che comunque a me serve perché volevo farci altre cosine. Ho preferito appunto la terza opzione. Loro sono stati, vabbè, gentilissimi, cordiali, si sono scusati. Chi fa sbaglia e chi non fa non sbaglia. Quindi nessun problema, gli ho risposto. Fossero quelli i problemi nella vita. Sono stati carinissimi, mi hanno detto di tenere l'olio di ricino come omaggio. E insomma, anche questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere. Dato che poi dovevano rispedirmi la glicerina, ho visto bene di usufruire di uno sconto che ho trovato sulla pagina Facebook Rapunzel, in cui c'era la possibilità di avere un pacchetto per capelli chiari. Io in realtà li ho scuri, però c'era la bustina di Meti, quindi ho preferito prendere quella per i capelli chiari perché ho una passione sfrenata per il Meti. E, insomma, c'era questo pacchetto molto vantaggioso in cui te prendevi 5 bustine e pagavi 20 euro con spedizione gratuita e loro te ne regalavano una quantità superiore. Quindi l'ho preso subito, ho mandato una mail dicendo che, visto che dovevano spedirmi la glicerina, di mandarlo direttamente insieme al nuovo pacco, al nuovo ordine. Anche lì mi hanno risposto che non ci sarebbero stati problemi, insomma, sono stati veramente molto carini. Allora, dopo aver mangiato, ma non io, il marito, dopo aver mangiato lui il gelato della Grom. Poi faremo anche un video non sulla dieta, ma sul regime alimentare un pochino più sano che sto facendo. Ho messo, oddio, sta arrivando il figlio piccolo, lo sento, sento i piedini che camminano. Ho messo un pochino di olio di cocco qui dentro il barattolino della Grom che è di plastica. Io li adoro perché invece di stare a sporcare la roba poi dove ci va a finire, insomma, tutto quello che è un po' più alimentare. Io qua ci faccio tutti i miei intrulli anche con le erbette ayurvediche, mi ci trovo molto bene. L'olio di cocco è questo qua, lo metto via perché lo avete già visto dentro il barattolino. Ciao figlio piccolo. Allora, questo olio Monoi Tiare lo mettiamo nell'acqua bollente, ho già preparato un barattolino perché se c'è una cosa che odio, te la natura non avertene, ma non si può mettere l'olio
dentro un barattolino con il collo così piccolo, perché quando ancora non fa caldo non è possibile poi usufruirne bene. Quindi tutte le volte devi scioglierlo tutto, aspettare che coli, è veramente fastidioso. Allora, mentre aspettiamo che l'olio Monoi Tiare un po' si sciolga, io prendo questo olio di Amla che davvero è fantastico e lo verso. Vedete, va proprio aperto perché è proprio nuovo nuovo. Dunque, voi direte, a che serve l'Amla? L'Amla, il brami. Prevengono la caduta dei capelli e rinforzano le radici. Inoltre, poi in questo olio c'è anche un pochino di olio di girasole che è ricco di omega, e poi ci sono gli oli di sesamo, di mandorle e di vitamina E che prevengono la rottura dei capelli. Quindi è veramente un trattamento fantastico. Fa un po' da trattamento balsamo prelavato, quindi è veramente fantastico. Dà proprio elasticità, come vedete qui nella confezione. Capelli lucenti, radici forti, più elasticità. È fantastico. Coletto. Io vi faccio vedere. Ecco, qui c'è proprio una pipetta, ma io ne metto molto di più. Ludo, queste non sono vitamine, quindi non devi assolutamente aprire la bocca. Queste non sono vitamine. Queste sono per i capelli, Pulcino. Quello è buono che deve sciogliere, non toccare sempre tutto. Non toccare sempre tutto, ciacciabua. Olio di Amla a volontà perché è un vero toccasana per i capelli. Poi dopo, quando avete fatto questo bellissimo pappone che si è sciolto bene, l'olio di cocco si è sciolto bene, l'olio quello di Monoi Tiare, voi fate una bella mescolata a questo intruglio. Allora, mettiamo il nostro olio dentro. Date una bella mescolata a tutti questi intrulli. Poi lo mettete sui capelli appena umidi. Ecco, ora sto mettendo l'olio di ricino che mi hanno regalato la Golden Store. Hai voglia di schiacciare? Se non ci lavi il tappino bianco, dove vuoi andare? Facci fa anche rima, Dudo? È fantastico perché previene la perdita di capelli, rinforza perché rinforza le radici. E proprio per questo i capelli crescono più lunghi e più forti, quindi anche questo è un toccasana. Olè. Castor oil, che non è un olio di castoro ma è un olio di ricino. Ora piano piano i grumi dell'olio di cocco si scoglieranno, si scioglieranno, più elegante, e poi ci mettiamo questo bel pappone sulla testa appena appena inumidita dall'acqua e niente. E poi procediamo col nostro impacchino di un paio d'ore. Eccoci. Qui c'è l'olio di Monoi Tiare. Io consiglio veramente alla ditta di fare un barattolo diverso, perché per noi che siamo veramente addicted di Monoi Tiare, non è giusto che ce lo facciate usare soltanto nei mesi estivi con tutta tranquillità. Dovete agevolarci la cosa anche per i mesi invernali. Ok, adesso spengo. Procedo con la distribuzione sui capelli e poi ci vediamo dopo. Ho trovato nell'armadio anche questo olio di ricino. Vabbè, è dell'Officina Nature, la finiremo la prossima volta, me ne ero dimenticata di averlo. Allora, dopo aver proceduto a fare l'impacco, con tutti i miei oli in testa, adesso strucco il viso, lo detergo proprio poi bene bene, perché voglio applicare una maschera che ho provato a fare l'altro giorno per la prima volta. Magari avrò scoperto l'acqua calda perché voi l'avete già fatto, però io preparo il gel di amido di mais, semplicemente quello di maizena, lo applico sul viso. E tenuto per 10 minuti, un quarto d'ora, lascia una pelle sensazionale. Non ho nemmeno avuto
dovuto mettere una crema idratante dopo. Me ne sono dimenticata, cosa che non succede mai perché io appena detergo il viso me lo sento tirare, è una cosa che mi dà tantissima noia e devo applicare subito la crema idratante. Quindi andiamo a struccare il viso e poi applichiamo il nostro impacco. Allora, adesso siamo qui davanti a questo nostro pentolino per preparare questa maschera per la pelle. In realtà è una maschera che va assolutamente bene anche per i capelli. Cosa faccio? Io prendo la dose che serve per una volta, per i capelli, ma quello che avanza lo metto su tutto il viso. Quindi di solito quando lo faccio al viso lo faccio anche per i capelli. La dose infatti è un bicchiere ogni cucchiaio di amido di mais. Io allora metto due bicchieri e due cucchiai di amido di mais. Addirittura, se me ne dovesse avanzare parecchio, perché magari quel giorno non lo voglio mettere su tutti i capelli, ma lo metto semplicemente sulle punte, ma proprio sulle punte, allora metto tutto il pastrocchio che è venuto, il miscuglio che è venuto in una bustina per i surgelati e butto nel congelatore. La volta successiva lo scongelo anche un pochino a temperatura ambiente, così non sto a sprecare prodotto. Allora, adesso mettiamo due bicchieri di acqua dentro al nostro pentolino e uno e due. Inizialmente questi intrulli li facevo anche quando c'era il marito in casa, però mi ha poi fatto capire gentilmente che non era gradita questa cosa. Allora, vabbè, lo facciamo quando non c'è. Poi, se proprio un sabato o una domenica lo voglio fare, io lo faccio lo stesso, non importa, sai. Eccoci, uno e due. Però, visto che tanto in casa con i bimbi, brutto tempo, ci si annoia, dopo aver giocato un pochino con loro, mi metto a fare un po' di cosine anche per me. Accendiamo il fuoco. L'avevo spento, l'ho pagata la bolletta. E qua iniziamo a mescolare bene bene. Io non lo filtro da quell'aggeggio apposta, io butto direttamente in pentola. Poi ho se viene qualche grume pace, me ne fanno una ragione. L'importante è che non diventi completamente grumoso come la prima volta. Però mescolando così si scioglie subito bene. Adesso mischiate, mischiate, mischiate. E poi fa come il ciobar, che dopo a un certo punto si inizia a addensare. È fantastico, io l'adoro. È una delle cose più idratanti che abbia mai provato sui capelli e sulla pelle. Sulla pelle poi mi ricorda tantissimo una maschera di cui mi ero fissata nel centro estetico dell'albergo in montagna. Purtroppo l'ho potuta fare solo 2 volte perché costava una cinquantina d'euro, 50 euro per una maschera. Ma non ti davano il barattolino, perché non era in vendita. Ti facevano soltanto questi 60 minuti con la maschera addosso, nel viso, cioè fantastica. Poi ho capito che lo stesso effetto lo puoi riprodurre tranquillamente con l'amido di mais. Beh, i miei 100 euro buttati. Ok, non sento più grumi appiccicati sotto la pentola, quindi adesso alzo un pochino la fiamma, un gocciolino proprio, e aspetto che addensi. Continuo a mescolare un po'. Questo liquido diventa bianco, sembra latte. Poi dopo un pochino cominciate a vedere che vengono delle macchiette grigie che è la parte che si inizia ad addensare. Ciao a tutti. Ecco, le vedete le macchioline che si stanno venendo a creare? Vuol dire che sta cominciando ad addensarsi un po'. Poi col cucchiaio lo sentite, vedete? Inizia a formarsi questo gel. Allora qui mescolate, mescolate, mescolate perché deve amalgamarsi bene. Fantastico. Sembrasse una piccola chimica, in Che realtà cos'è? è amido di mais. Te ne vuoi mettere un po' sui capelli? No, grazie. Lo sapete che una volta Mattias, prima di partire per le vacanze insieme a me e al babbo, si è fatto l'ennè in testa? Più che ennè erano erbette ayurvediche che rinforzavano i capelli, perché il sole gliel'aveva fatti diventare tutti secchi. Va bene, Ecco, scusate questo è il bimbi. momento per spengere il nostro intruglio. Scusate bimbi e mamme e scusate Io credo che ci papi. guardino più le mamme dei bimbi.
E anche scusate mamme, e anche se scusa mamma, ma l'enne proprio mi dava noia e rompeva le scatole, insomma. Era noiosissimo. Solo per i bambini, però. Va bene. Adesso versiamo il nostro composto, chiamiamolo così che è più elegante, nella nostra tazza. Ok. Di Linus. Va bene. Lo faccio qui così vedete bene che tipo di liquido deve venire fuori. Ovviamente prima di metterlo in testa o sul viso lo dobbiamo far raffreddare per bene, almeno intiepidire. Allora, io adesso, come sapete, ho l'impacco ai famosi oli in testa, quindi se ho del tempo, dopo le 2 ore con l'olio in testa, mi sciacquo un po' alla buona e mi faccio anche un 3/4 d'ora in posa con questo qui, con la maizena, con l'amido di mais. Se non ho tempo, questo lo potete usare tranquillamente per lo styling. Cioè, quando voi avete i capelli belli bagnati, vi ci mettete un pochino di amido di mais, vi viene una bella chiometta, specialmente per chi ha i ricci, una bella chiometta con i ricci definiti. Però, essendo molto idratante, io opto sempre per fare un bel impacco di un bel po' di tempo, almeno mezz'ora. Perfetto, adesso ci vediamo dopo quando si sarà raffreddato. Ciao. Allora, io ho finito il mio impacco ai capelli, ho finito anche la mia maschera al viso a base di maizena, di amido di mais. E cosa ho fatto? Ho fatto 2 ore e mezzo per quanto riguarda l'impacco ai capelli. Mamma. Dimmi. Gli ultimi 20-25 minuti ho fatto la maschera al viso completamente di maizena. Ha cominciato poi piano piano a seccarsi e a rinfrescare il viso in maniera pazzesca. Io a quel punto ho tolto tutto, sono entrata in doccia e ho sciacquato. Allora, scusate, mi sono scordata di dirvi invece un'altra cosa. Ho fatto 2 ore e mezzo l'impacco di oli, poi ho sciacquato al lavandino, ho fatto 2 shampoo per levare un pochino di olio. Ho messo poi l'impacco di maizena sui capelli, ho rimesso tutto il mio cellophane in testa, cappello di lana perché ho un grosso problema di cervicale, e poi mi sono fatta l'impacco al viso. Dopo mezz'ora al massimo sono entrata in doccia, ho sciacquato tutto e anche adesso non ho avuto bisogno di mettere la crema idratante perché è tutto perfetto. Allora, adesso mi sciolgo i capelli. Io non sono una di quelle che si fa grandi messe in pieghe. Ho messo come leave-in questo prodotto. Attenzione, questa tosse, Spiruli, è proprio crema leave-in, erano bagnatissimi quando l'ho applicata, ho asciugato con il diffusore, ora sono vicino a una finestra ma oggi è una giornata molto uggiosa, quindi non so quanto si potrà vedere. Allora, non ho un grande riccio perché da quando uso la roba bio mi sta un po' ricominciando, vengo subito. Ma quello che purtroppo non posso farvi sentire è la morbidezza e il profumo. Profumo veramente inebriante, buonissimo, ma la morbidezza è qualcosa di spettacolare. Poi i capelli sono lucidi, lucidi ma non di olio. Sono proprio lucidi come quando anni fa andavo dal parrucchiere e facevo il riflessante, quello neutro, che faceva essere proprio i capelli più splendidi, più brillantosi. E questo effetto qui lo ottenete appunto solo con gli oli, un paio di orette di impacco, un pochino di maizena, che quanto può costare? €1, €1,50, e ci fate quante volte? Un sacco. Quindi costo contenutissimo. Il bello poi di rilassarsi in casa facendosi queste cose, perché io adesso con 2 bimbi mi sono presa un pomeriggio e mi sono fatta tutti i miei impacchi, ho alternato momenti in cui, insomma, seguivo i capelli a momenti in cui giocavo con loro, e ho fatto capelli super profumati, non ho speso praticamente niente. E mi sono anche divertita a fare il video con voi. E probabilmente qualcuno mi chiederà come hai fatto a sciacquare tutti quegli oli. Io non lo so, probabilmente vado a capello a capello. Io facendo 3 shampoo riesco a levare tutto. E ho anche un capello abbastanza grasso, insomma. Invece gli oli paradossalmente fanno tipo da 6 ore regolatori. Adesso vi saluto, devo dare un po' di merenda a questi figli affamatissimi. E appunto, se c'è qualche domanda che volete farmi, io per quel poco che ne so sono a disposizione vostra. Ciao ciao!